Ciao ragazzi e benvenuti a tutti, ma proprio a tutti, in un nuovo video. Ragazzi, oggi, come letto dal titolo, parliamo di recupero batterie litio. Allora, mi contattate tantissimi chiedendomi, Fox, ma io ho una batteria di monopattino, bici elettrica, scooter elettrico, auto elettrica. Potrei eventualmente tentare di recuperare queste celle e farne un buon uso? Ragazzi, al 90% questa risposta è sì. Certo che è possibile recuperare le celle usate. Vi dico perché, ragazzi, esiste un mondo parallelo alle celle nuove, al commercio di prodotti nuovi, che appunto è un mondo dedicato ai prodotti di seconda mano, i prodotti ricondizionati, revisionati. Ragazzi, fino a qualche annetto fa, quando avevo tanto più tempo disponibile, quando i social non mi rubavano tutto il mio tempo, io, grazie alla mia azienda, facevo anche riciclaggio, ricellaggio, vendita di celle usate, ok? Ricondizionate. Questo è un mio progetto ancora non partito, però guardate qui. Questa ragazzi è una mega batteria, un mega pacco batterie progettato da me. Ragazzi, mancano le saldature, però se guardi attentamente le celle, si vede che sono celle ricondizionate. Ok, guardale. Vedi quei puntini che hanno sulla parte negativa? Bene. Quei puntini, ragazzi, sono saldature precedentemente fatte dai pacchi originali. Io li ho tolte, testate, perché sono tutte testate, ragazzi, e tutte buone. Questo nel modello specifico sono 3200 mAh, sono delle Samsung originali e facevano parte a un lotto di batterie di scooter elettrici rotti, non funzionanti, che ho acquistato tempo fa. E poi ci sono anche queste. Queste però, ragazzi, sono ricellate. Guardale. Queste sono rosse. Guardale. Queste sono bianche. Chi di voi ha buon memoria si ricorda sicuramente dove ho utilizzato queste celle rosse e queste celle bianche. Sono, ragazzi, celle che ho utilizzato per costruire il logo YouTube. Bene. Questo logo YouTube era formato da tutte queste celle. Dov'è? Qui, guarda, qui ce ne sono tantissime, tutte bianche e tutte rosse. Le avevo incollate con la colla a caldo e ho fatto un bel logo YouTube e messo lì sulla mia mensolina. Un giorno, cos'è successo? Mi avvicino, sbatto col braccio, boom! Arriva tutto a terra, ragazzi, si è distrutto in 1000 celle. Non ho avuto più il tempo di rimetterlo a posto e ora è qui tutto dentro il sacchettino. Approfitto di questo attimo di break per salutare qualche abbonato al canale. Vi ringrazio tutti. Se tu non sei abbonato, abbonati. E allora, Emilio Ziveri, ciao e grazie. Emanuele Bellomo, ciao e grazie. Diego Pinto, ciao e grazie. Gian Pietro Esposito, ciao e grazie. Per oggi, ragazzi, grazie a voi. Prossimamente, vediamo in un prossimo video, andremo a ringraziare e salutare anche tanti altri di voi che hanno scelto di abbonarsi. Perciò, ritornando al tema del video, si può andare a riciclare celle, risparmiare sulle batterie? Ragazzi, sì. Ripeto, si può, però non è un lavoro adatto a tutti. Perché, ragazzi? Perché non tutte le celle, quando vai a smontare un pacco batterie di un monopattino, di una bicicletta, sarà funzionante. Perché, ragazzi, se quel pacco batterie risulta non funzionante, qualche motivo ci deve essere. Tante volte può essere la BMS che non funziona più, ma le celle funzionano. Ma tante altre volte, ragazzi, sono le celle che non vanno più. Perciò si prova, si testano, si vede la reale capacità di ogni cella. Ragazzi, se non lo sapete,
su Amazon ci sono questi. Sono i miei fascicoli tecnici cartacei. Ti faccio vedere questo. Ti faccio vedere questo. Questo, ragazzi, è un fascicolo 3S. Vedi? 3S. Qui c'è anche il 7S, il 10S. Comunque ci sono tutti il 6S. Ti spiego in semplicità come andare a costruire, riparare e anche cosa importante, ragazzi, ancora più importante di tutta la solfa sono queste tabelle. Guarda, queste tabelle, ragazzi, ti indicheranno e aiuteranno nel rintracciare e capire di che cella hai a che fare. Cioè, se io vado a smontare un pacco batterie e mi trovo delle celle come queste, ok? E siccome funziona, apro questo, cerco i riferimenti del colore della cella, della plastica, del cartoncino. Se c'è scritto un brand, lui mi dice: sì, la Samsung da 3200. Qui, per esempio, sono tutte le Samsung. La Samsung da 3200 mAh ha una cover plastica di colore azzurrino e ha il cartoncino di colore bianco, perciò è originale. Se invece avesse il cartoncino positivo di colore rosso, vedendo qui su questa lista, che è la lista delle celle originali, tu capisci che quella cella non è originale, appunto perché è differente dagli standard di produzione. Perciò, ragazzi, questi li trovate su Amazon, molto molto utili. Questa lista c'è su tutte le versioni del fascicoletto, sia 7S, sia 6S, 3S, 10S, inserita su tutti. Per questo video è tutto, io ti ringrazio, un abbraccio a tutti voi, ciao e al prossimo video. Se volete altri video sulla tematica riciclo batterie, yeah, guarda che bestia enorme, ciao belli, al prossimo.